Grazie Presidente. Vorrei iniziare l'illustrazione della proposta con una citazione di un film per anche spiegare un po' il senso che vogliamo dare anche a questa delibera, che magari alle volte quando si parla di automatizzazione, di tecnologia, di robotica, di blockchain, magari c'è spesso anche una preoccupazione da questo punto di vista. E quindi, sperando insomma di non togliere luce al collega Terranova, che spesso cita alcuni importanti film, io credo che questo si addice molto al nostro tema, Presidente, e la citazione è questa: che gli umani hanno una forza che non può essere paragonata a quella delle macchine. John Connor, Terminator. Ora, la nostra delibera di oggi va ad introdurre un'innovazione importante per l'amministrazione capitolina. Sappiamo che anche a livello nazionale si sta andando con un piano molto importante che riguarda appunto il piano strategico nazionale per l'innovazione verso il 2025. Da questo punto di vista già questa amministrazione all'interno del documento unico di programmazione aveva inserito alcuni obiettivi operativi volti alla sperimentazione di nuove tecnologie, tra cui appunto quelli prevalentemente insomma legati all'intelligenza artificiale. E ovviamente con tutte le cautele necessarie del caso che questi nuovi sistemi rappresentano oggi una nuova frontiera per la pubblica amministrazione ed offrono grandi opportunità anche in termini di efficientamento della macchina pubblica. Io ritengo che possano avere un impatto importante anche sull'organizzazione. Da questo punto di vista, successivamente c'è anche un'altra proposta di delibera che è nell'ambito insomma del leader deliberativo sta andando avanti, che riguarda il principio della città piattaforma, e anche lì ragioneremo meglio anche sugli impatti dell'organizzazione e soprattutto anche sul lavoro. Da questo punto di vista credo che la tecnologia non tolga assolutamente posti di lavoro, ma cambia eventualmente il modo di lavorare e al tempo stesso garantisca magari la riduzione a parità di retribuzione dell'orario di lavoro, come è già stato sperimentato in tanti altri paesi. Ecco, tutti i paesi membri dell'Unione Europea hanno anche sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di intelligenza artificiale nel 2018, e da questo punto di vista all'interno di questo piano di azioni anche coordinato per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche ovviamente legato alla blockchain, eventualmente ci stiamo muovendo all'interno di questa proposta di delibera. L'obiettivo è formulare degli indirizzi alla Giunta e quindi poi all'amministrazione capitolina per dare un principio molto semplice, quello di avviare, quindi non di farlo domani mattina, ma di avviare un processo che veda come obiettivo l'integrale automatizzazione dei processi, dei procedimenti e servizi, ove possibile ovviamente, perché esistono anche dei servizi e degli strumenti che non possono essere oggetto di automatizzazione. Come ho detto prima, la premessa diciamo era dovuta, e anche mediante sponsorizzazioni, anche attraverso partenariati pubblico-privati. Su questo abbiamo presentato anche degli emendamenti e abbiamo identificato alcuni ambiti di applicazione, cioè da dove vogliamo partire prevalentemente per poter sviluppare queste nuove tecnologie che, come abbiamo detto, già all'interno del documento unico di programmazione di Roma Capitale, quindi nella programmazione economica e di Roma Capitale, già è previsto un obiettivo operativo su questo. Quindi andiamo a rinforzare quell'obiettivo cercando di dare una visione, un quadro di quelli che sono gli ambiti all'interno dei quali l'amministrazione potrebbe avviare questa sperimentazione. E gli ambiti sono i seguenti: organizzazione interna dell'ente, rapporti con il cittadino, sicurezza urbana, accertamenti e controlli dell'ente nell'ambito delle risorse economiche e tributarie, ma anche governo del territorio, monitoraggio e tutela ambientale, sviluppo economico, commercio, cultura e turismo, e mobilità e trasporti. Sono degli ambiti che abbiamo identificato e accorpato tra di loro, ma va detto che tra i primi quattro riguardano effettivamente l'efficientamento della macchina amministrativa. Parliamo dell'organizzazione interna dell'ente, appunto, e nei rapporti anche col cittadino, questo per semplificare
l'attività anche lavorativa della pubblica amministrazione. Pensiamo soltanto a cosa oggi può essere utile anche con la blockchain o con gli smart contract, insomma, nell'ambito delle varie attività che insomma si stanno sviluppando. Anche sul tema della sicurezza urbana, che è un elemento molto importante, con tutti quei limiti che queste tecnologie ovviamente possono avere, e ovviamente sempre nel rispetto delle persone, e anche il tema dell'accertamento e dei controlli interni, quindi riuscire a fare in modo, anche su questo va detto che nel documento unico di programmazione è stato inserito anche con appunto un emendamento dell'Aula, un obiettivo che vede l'estensione, se la possiamo così qualificare, della strategia sull'agenda digitale anche alle società partecipate, perché a nostro avviso le piattaforme di Roma Capitale e delle sue società partecipate devono potersi parlare, e ovviamente per far parlare le piattaforme prima vanno fatte parlare le persone, poi bisogna far parlare le piattaforme, e probabilmente è più facile fare la seconda tante volte che fare la prima, ma sicuramente ciò ovviamente non ci può limitare a portare avanti questo tipo di attività. Sono state fatte anche su questo delle sedute di commissione sul tema anche del sistema unico di segnalazioni, per esempio, che vedono, diciamo, una corrispondenza, potrebbero vedere quindi una corrispondenza con i vari sistemi di segnalazione anche delle altre società partecipate, ad esempio nell'ambito di AMA, che ripeto, non è questo l'oggetto della presidio la discussione, però per far capire all'interno di quale quadro giuridico e tecnologico ci stiamo muovendo. Quindi ci sono state anche l'amministrazione nazionale, insomma, e il Ministero hanno adottato nel corso del tempo anche un libro bianco sull'intelligenza artificiale, che anche questo era stato oggetto di una seduta di commissione, erano state alla presenza ovviamente sempre del Dipartimento della Trasformazione Digitale, che ringrazio perché l'attività, a mio avviso, che viene portata avanti e che è stata data da inizio di questa consigliatura ha trovato anche delle persone all'interno dell'amministrazione che, come sappiamo, spesso ha delle difficoltà di personale, quindi non lo nascondo, però veramente una grande energia per riuscire a portare avanti questa trasformazione, che tra l'altro è di legge, perché il codice dell'amministrazione digitale è stato approvato per la prima volta nel 2005, quindi già le leggi nazionali prevedono che le amministrazioni pubbliche siano digitalizzate, che possano funzionare anche con dei perimetri attraverso algoritmi, e quindi ovviamente questo va fatto all'interno di un percorso, diciamo, condiviso, senza velocizzare troppo, e soprattutto studiando chiaramente quelli che sono gli impatti di questi sistemi all'interno dell'amministrazione. E tant'è che all'interno delle linee guida, nelle raccomandazioni per l'utilizzo sostenibile e responsabile dell'intelligenza artificiale, vengono anche lì individuati una serie di ambiti, appunto quello dei rapporti dei cittadini, nel quel caso parlava anche del pubblico impiego, del sistema giudiziario, ma anche mobilità, trasporti, sistema tributario e monitoraggio ambientale. Quindi, come dire, noi abbiamo cercato di prendere il frutto del lavoro e delle norme che in questo momento a livello sovranazionale e a livello nazionale, o comunque di linee guida, di soft law, stanno comunque portando avanti e stanno influenzando quindi le amministrazioni locali, e cercando di fare in modo che le amministrazioni possano promuovere questo passaggio anche di mentalità, di lavoro e soprattutto anche organizzativa, perché l'obiettivo finale è fare in modo che l'amministrazione possa essere sicuramente più efficiente, ma che il cittadino possa avere più velocemente e con più semplicità, e quindi sicuramente una città a misura d'uomo, i servizi e ovviamente quei provvedimenti che l'amministrazione deve adottare. Quindi, concludendo, Presidente, questa si tratta di è una delibera che sicuramente può essere, insomma, apprezzata, può essere non apprezzata. Non c'è mai stata una delibera di questo tipo all'interno dell'Assemblea Capitolina, non so se ce ne sono altre all'interno di altre amministrazioni locali. Questo ovviamente è un primo passo che noi facciamo verso l'intelligenza artificiale. Grazie.